Ciao amici da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like e perché no, iscrivetevi al canale che comincia la stagione a friccicare tra calcio e mercato, vedremo cosa succede. Siamo andati in finale, io continuo ancora a sentire che ci aspettavamo, volevamo, certo volevamo, ma non vediamo calcio alla Juve da 5 anni. Di cui poi qualcuno dice, vabbè, ma con Sarri e Pirlo abbiamo vinto perché l'inerzia e i campioni ti fanno fare un po' di salto di qualità, non tantissimo, e non contano tanto i giocatori, perciò è questo, perciò io sono contento di andare in finale, semplicemente perché tifo la Juve, c'ho un brutto vezzo con la Juve, se mi concedete, che la amo troppo, perciò la discuto. Mi fa incazzare, mi fa bestemmiare, mi fa uscire tutto dal corpo durante la partita, ma appena finisce la partita, se ho raggiunto l'obiettivo, sono la persona più felice del mondo in quel momento, parlando sempre di calcio, perciò di cose futili. E io ho festeggiato sempre tutte le coppe, ho festeggiato sempre tutte le finali quando siamo arrivati, purtroppo ho pianto anche quando abbiamo perse. Ma tutti i trofei andrebbero festeggiati. Mi dispiace per quelli che tifavano contro, mi dispiace quelli che ancora oggi vomitano odio, e quello è un altro discorso. Certo, non sono peggio, peggio è Trevisani che è triste perché la Juve è riuscita a vincere. E poi le battute non si recepiscono più che tu vuoi essere un po' anche, non dico simpatico, magari non lo sono, ma un po' divertente perché come dico sempre si parla di calcio, perciò ieri posso dire, rispetto agli hater o gli odiatori seriali, che l'ha vinta Allegri con i cambi, invece no, ti è andata di culo che 10 secondi dopo che è entrato Milik, il tiro sbagliato di Weah, e Milik che si muove da centravanti, si muove da centravanti vero in aria, manda al bar Romagnoli e riesce comunque in tap-in a fare un gol, anche perché di tap-in bisogna saperlo fare il gol, sbagliarne 3 a partita, Milik ha avuto soltanto quell'occasione per muoversi in area ed è riuscita a farla, e sapete cosa mi riferisco, un altro di tap-in in area piccola nel primo tempo, purtroppo hanno detto che ha fatto una grande parata il portiere della Lazio, e lì si capisce la narrazione, la percezione dove vogliono andare sempre tutti a parare. Detto questo, cosa abbiamo visto ieri? Secondo me negli ultimi 3-4 mesi il miglior Rabiot era dappertutto, McKennie che è stanco e si vede, Cambiasso che è stanco, male, tanti dicono bene, poi il bene, prima mi raccontano che è un giocatore eccezionale, poi il bene è essere sufficiente, sotto la sufficienza è già bene quello di Locatelli, malissimo Bremer e non va preso Bremer, perché Bremer ha fatto 45 partite, 43 quelle che sono alla grandissima, una, due di appannamento con qualche problemino fisico, ieri aveva anche la fasciatura sulla coscia. Gli va detto, abbiamo Alexandro che ha fatto la sua cazzata del giorno, ma peggio di Alexandro ha fatto Danilo, questo finto capitano delle tante parole e dei pochi fatti. Bene Perini sull'unica occasione, Castellanos nel primo tempo a tu per tu. Però ragazzi, siamo una squadra brutta da vedere, da tutti i punti di vista, perché io come dico sempre non c'è gioco, ma sembra che non c'è nemmeno più la famosa quando si scherza nei film l'amalgama, non c'è nemmeno più empatia si vede tra giocatori, si mandano spesso a fanculo, per esempio Vlahovic e Cambiaso spesso si mandano a quel paese che ci sta nei 90 minuti quando sei in campo, quando sei a caldo, ma farlo quasi tutte le partite diventa difficile perché caro Dusan, fai gol, fai il tuo prima di rompere le palle sempre agli altri, fai il tuo perché il leader non è quello di mandare a quel paese i tuoi compagni, magari sono quelli di tirare un po' sul morale e non fare sempre con le braccia verso la curva anche quando si sbaglia gol. Lo stesso è Danilo, lo stesso è Locatelli, stiamo parlando ormai di persone di qualche anno, ragazzi a 24, 25, 26 anni nel calcio, si sta già andando verso l'esperto nel calcio, tanti dicono addirittura che a 25, 26 anni già sei vecchio nel calcio, nel senso che già hai raggiunto le tue qualità, le puoi soltanto smussare negli angoli. Ma i giovani o i talenti sono altri. La narrazione cosa dice ancora? Il Trevisani fenomeno, che abbiamo segnato quando ha messo il tridente non c'è mai stato nemmeno ieri, perché
perché veniva dietro Yildiz, quelle poche che c'è stato con Chiesa, e ha crossato il quinto, è andato a chiudere il destro sbagliando il tiro, gli ha chiuso Milik. Tridente non c'è stato nemmeno ieri. Ma perché si continua a sperare di vedere un calcio magnifico? Perché si continua a sperare di vedere una cosa fantascientifica? Non lo vedremo mai. Non lo vedremo mai. E quando dico tra Atalanta e Fiorentina che si scontreranno tra poco, addirittura è meglio l'Atalanta, perché con l'Atalanta è più possibilità di insuccesso, ma è una possibilità sola, che se vuoi stare ai livelli di Gasperini, anche atletici, devi correre. E la Juve spesso, a livello di intensità, a livello di partita, a livello anche di bellezza estetica della partita, con l'Atalanta ha fatto sempre signore partite, tranne un paio di volte a Bergamo. Ma a Torino, le ultime 4-5 trasferte a Bergamo, sono state partite sempre vive. Come azioni, come atleticità, come dinamismo, come garra, perché l'Atalanta ti invita, il modo di fare calcio di Gasperini ti invita ad essere in quella maniera lì. E se non ti metti alla pari rischi di prendere le legnate dal punto di vista intenso, fisiche e tecniche di risultato finale. Perciò ragazzi, io ripeto ancora, io ti farò Juve fino alla morte, sperando che la mia morte arriverà fra 100-150 anni. Mi sopporterete magari a 130 anni che sto ancora in live così. Ovviamente scherzo, non vi darò questo strazio ancora per molto, perché poi tutto sempre ha un inizio e una fine. E ci sono le nuove generazioni che ne sanno di più, ne capiscono di più, sanno fare di più gli attori, sanno fare di più scena, sanno fare di più share, sanno prendere più like e più visualizzazioni, senza fare nomi. Perciò ora nel calcio non è che devi sapere tanto. Segui la ressa, segui il gregge, fai due filmati, fai due TikTok, fai due gag, no, a sfavore di quello che tutti vanno contro, a favore di quelli che tutti vanno a favore, e il gioco è fatto. Io resto nel mio piccolo umile mondo. Fra poco alle 21:30 sto sul canale di Nino ZFC, del mio amico Nino. Poi alle 23 da Juventus, perché oggi stando a casa mi diverto di Juve, di calcio, non mi stancherò mai di parlare, sarà un mio difetto. Perciò ragazzi, amate la Juve, criticate la Juve, abbiate opinioni contrastanti sulla Juve, abbiate qualcosa da dire sulla proprietà, sulla dirigenza, sull'allenatore e sui giocatori, ma alla fine deve rimanere soltanto un unico obiettivo, e in fondo alla strada ci deve scrivere arrivo I love you, sperando di portare a casa questo trofeo, che per tanti addirittura può essere la quindicesima, ma è una coppetta, come gli scudettini, e per 3 anni, che 4 anni che non si vince uno scudetto, stanno andando matti, stanno diventando cattivi, stanno diventando terrapiattisti, perché gli ultimi 2 o 3 anni erano scudettini, invece no, Mitropa Cup, Coppa Italia, Coppa delle Fiere, tutto ha un merito, come dicevo della Roma quando ha vinto la Conference League, che li prendevano per il culo. Tutti i trofei sono da festeggiare, perché stai giocando quel trofeo. Semplice, perché la Juve c'è il campionato e se l'ha buttato ormai da 3 mesi, nemmeno a combattere, diciamo così, è la Coppa Italia, l'unico obiettivo, ed è quello. Devi cercare di portare a casa la Coppa Italia. Io starò sempre dalla parte di chi festeggia. Non starò mai dalla parte di chi tifa contro e chi riderà dovessimo perdere la finale. Noi ci vedremo la finale, vediamo cosa succederà durante la partita. Io vi voglio bene, sempre fino alla fine. Da Frank, ragazzi, la Juve è amore indissolubile, a prescindere da presidente, allenatori, dirigenti, giocatori, staff e tutto quello che volete. C'è solo la Juve. Juve!